Allora, Liberi TV, Riccardo Cristiano, siamo in compagnia di Ester Cicero, che è segretario regionale della FAILP. CISAL FAILP, perfetto. Perché è importante essere qui oggi? È importante perché la privatizzazione è un danno enorme sia per la cittadinanza, sia per i pensionati, per i posti di lavoro che verranno meno. Perché è chiara la strategia del governo, che vuole dare un 30%, diciamo, che dovrebbe andare sul mercato a settembre-ottobre, e un 35% a Cassa Depositi e Prestiti, quindi dove sono presenti 8 fondazioni bancarie. Quindi dare e consegnare tutto alle banche sarebbe un pericolo immane, perché si vedrebbe un'azienda smembrata, un'azienda che fino ad ora è stata concessionaria del servizio universale, e quindi un'azienda che non avrebbe più la funzione sociale che ha avuto fino ad oggi. Quindi non è che ne risentirebbero soltanto, diciamo, i posti di lavoro dei tanti postali, che ricordiamoci hanno ricostruito Poste Italiane, che prima era un carrozzone, non ce lo dimentichiamo, ma soprattutto abbiamo anche una ripercussione su tutta la cittadinanza, perché quando l'orografia del territorio è tale, non ce lo possiamo dimenticare, abbiamo uffici sul cucuzzolo della montagna, uffici che, gioco forza, verrebbero chiusi, perché gli investitori praticamente andrebbero a guardare la convenienza di quello che può essere un'azione. Non ci dimentichiamo che un dividendo di un'azione di Posta è lo 0,34%, quindi molto appetibile per gli investitori. E quindi poi i servizi a chi sarebbero dati? Solo ed esclusivamente a chi può pagare. E quindi questo lo dobbiamo evitare. Per questo siamo qui tutti insieme e con forza a protestare per questa privatizzazione, che credo che sia un'azione veramente scellerata. Perfetto, io la ringrazio e le auguro buona manifestazione. Grazie a voi.